Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera, in una veste un po' diversa, possiamo presentare Anna Crimella dell'associazione Eliante. Buonasera Anna. Buonasera. Anna, ci parli tu della cooperativa Eliante, una cooperativa che si occupa di biodiversità e sostenibilità ambientale? Sì, io sono socia della cooperativa Eliante, che è una cooperativa che opera a Milano da circa 18 anni. Siamo con sede a Milano, ma operiamo, diciamo, prevalentemente nel nord Italia e anche poi a livello europeo, come dicevi tu, con l'obiettivo di tutelare la biodiversità e conservare, diciamo, gli ambienti naturali, che la compongono. La vera sfida su cui noi lavoriamo, la nostra mission, diciamo, è sì tutelare l'ambiente naturale, però cercando di trovare dei modelli, di studiare dei modelli di convivenza con l'ambiente naturale da parte dell'uomo e delle, appunto, varie specie che lo vivono. Quindi natura sì, ma coinvolgendo tutti quanti nella sua tutela, ecco, non Quindi, soltanto gli esperti. cioè, l'idea di considerare il noi a tutto tondo, non solo Noi, l'esperto, ma chi abita l'ambiente, chi insomma. abita l'ambiente, quindi noi al pari di altre specie. L'uomo c'è, non lo possiamo eliminare, quindi è Certo. bene che ognuno di noi impari, per quanto di propria competenza, a utilizzare, a vivere nell'ambiente nel miglior modo possibile. E il fatto che appunto tu dica che operate a Milano, nel Nord Italia e a livello europeo è perché il progetto è un progetto di tipo europeo. Sì, allora beh, in Milano, nel senso che noi abbiamo sede a Milano, abbiamo anche dei progetti a Milano, dopodiché lavoriamo sia in altri paesi europei, ma soprattutto lavoriamo a livello europeo, nel senso che buona parte dei progetti su cui noi siamo coinvolti sono finanziati a livello europeo dalla Commissione europea, quindi i più grossi progetti su cui lavoriamo sono appunto progetti che hanno un respiro europeo, sono coinvolti tanti partner che provengono Sì, da hanno tutti i vari paesi una d'Europa. visione europea, ecco, in questo senso. Esattamente. Quali sono le aree macro, insomma, a cui possiamo ricondurre i vostri Sì, allora il progetti? nostro operato riguarda tre principali aree che sono la tutela della biodiversità. E questo diciamo che è il contenitore più grande che abbiamo. Qua ci sono progetti rivolti appunto alla conservazione della natura, sia in ambiente naturale che in ambiente invece urbano. Poi un altro grande ambito è quello del risparmio energetico, in cui svolgiamo attività legate soprattutto alla comunicazione e alla sensibilizzazione sui buoni comportamenti. E il terzo grande contenitore, diciamo, è quello dell'educazione alla sostenibilità e all'ambiente. Ecco. Se hai qualche esempio Sì, possiamo rendere più allora, didascalico. esatto, parto dall'energia, che ha il settore, diciamo, energia, che è un settore che ha dei progetti molto grossi perché sono progetti europei, ma poco numerosi, diciamo, e in questo momento, ad esempio, stiamo lavorando su un progetto che si chiama Label 2020, che riguarda l'introduzione della nuova etichettatura energetica, che ci riguarderà tutti fra poco, perché quando dovremo andare a comprare dei nuovi elettrodomestici da novembre ci troveremo davanti a etichette diverse che dovremo saper leggere in un qualche Sì, questo è modo, l'educazione energetica in senso stretto, proprio ecco. dal di Sì. fuori uno non si rende conto di quanto sia importante capire anche passo passo come rapportarsi Esatto, con le nuove quindi questo scoperte. è un tema abbastanza che per noi sembra semplice, no? Vabbè, cambia Certo. l'etichetta, ne impariamo una nuova, va bene, dietro si porta ovviamente Un un universo grande di lavoro, significati anche, perché esatto. dietro un'etichetta, dietro un singolo nome, dietro Dietro un singolo un'etichetta che simbolo. cambia ci sono produttori che cambiano le modalità di produzione, ci sono i venditori che devono essere preparati a saper spiegare, ci sono i cittadini che devono poter comprendere, insomma, quindi sono progetti abbastanza grossi, questo per fare un esempio, ecco. Sul tema della conservazione invece della biodiversità, dicevo che lavoriamo sia in ambito naturale che in ambito urbano, perché la natura è ugualmente importante in tutti e due i campi. Per quanto riguarda l'ambito urbano, ad esempio, stiamo lavorando su questo progetto molto grosso in partenariato col Comune di Milano, che si chiama Clever Cities.
che vede Milano impegnata con Londra e Amburgo come città che si chiama appunto trainanti del progetto, che stanno sperimentando svariate soluzioni basate sulla natura, si chiamano Nature Based Solution, e sono soluzioni miglioramento dell'urbanizzato basate proprio sull'introduzione di elementi naturali. In questo senso diciamo che questi elementi naturali non sono soltanto più un elemento di arredo come siamo un po' abituati, sì, a vederli, ma hanno una funzione ecologica importante, sia ad esempio per le altre specie naturali che a Milano vivono, no? Tipo, ci sono tantissimi uccelli che vivono a Milano, non so se avete notato, magari appunto sul grattacielo Pirelli c'è la, sì, webcam che controlla, sì, che i falchi. È un esempio di come la natura si riappropria di spazi che erano... Sì, poi mai quanto in questo periodo ci siamo resi conto di cosa effettivamente l'ambiente indica. Cioè, esatto, non solo la città, non solo la natura, ma una commissione delle due. Esatto, quindi questo appunto per quanto riguarda gli ambienti urbani, oppure ci sono esempi sempre in questo Clever Cities di coprogettazione con gli abitanti dei quartieri di aree che diano un beneficio alle comunità, ecco, grazie all'introduzione di elementi naturali specifici. Invece un altro progetto, un altro tema che ci sta molto a cuore, che sviluppiamo per lo più in ambito alpino, è quello della convivenza dell'uomo con i grandi carnivori. Quindi Eliante si occupa da sempre di lupi e orsi, che sono comunque degli animali che stanno un po' sempre nell'occhio del ciclone, o li si ama o li si odia. Sì, forse il vostro ruolo può anche essere quello di aiutare a leggere meglio le notizie, perché quest'anno siamo stati sconvolti da un sostituto di informazioni diverse. Questo è un grande tema, quello dell'informazione, perché spesso le notizie che escono sui giornali sono non sono sempre necessariamente realistiche, ecco, perché magari non si conosce molto esatto, dell'etologia, del comportamento di questi animali, però sono sempre molto appassionate, nel senso che appunto o è attenzione al lupo, oppure che bello il cucciolo. Sì, la dolcezza dell'animale oppure la sua aggressività. Esatto, quindi la sfida a cui noi stiamo lavorando, uno dei nostri progetti più conosciuti è il progetto Pastours. Stiamo lavorando proprio nell'ottica di trovare delle soluzioni, delle modalità operative che consentano a chi vive la montagna e che vive a contatto con questi grandi carnivori di tutelarsi, però conservando la natura, che in questo caso è lupi e orsi, che hanno lo stesso diritto nostro, certo, di vivere l'ambiente naturale dove di fatto sono sempre abitati. Sì, rispettare, sì, e conoscere l'altro, che talvolta insomma è nel suo spazio, noi andiamo poi a introdurci in uno spazio che originariamente è stato, sì, occupato, ecco, prima dal carnivoro. Diciamo che esatto, cioè, purtroppo vabbè, poi l'Italia è un paese che è molto urbanizzato, però noi stiamo progressivamente saturando gli spazi, quindi questo è un tema. Se noi ne occupiamo sempre di più, loro ne hanno sempre di meno, quindi l'interazione è inevitabile, ecco. Quindi la sfida è trovare appunto una modalità di convivenza che sappiamo essere possibile. E un altro, insomma, un termine importante, interessante, che serve sicuramente a spiegare un po' cosa vuol dire educazione in campo ambientale. Sì. Cioè, cosa intendete con educazione? Chi va a toccare l'educazione, sì, ambientale? Sì, allora, anche questo è proprio un altro tema su cui Eliante lavora molto. Quando parliamo di educazione ambientale, poi in realtà è un po' più in senso lato educazione alla sostenibilità, e si rivolge a svariati attori, svariati soggetti, cioè chiaramente quella classica legata ai bambini e ai ragazzi, ma più in generale noi lavoriamo molto anche ad esempio con le aziende, sia fornendo attività di supporto, di conoscenza, eccetera, sia anche ad esempio proponendo attività di volontariato aziendale in posti naturali, ovviamente, magari legati al ripristino di condizioni di naturalità, oppure attività di team building, eccetera. Questo grazie al fatto che Eliante gestisce le attività di educazione ambientale di due parchi regionali lombardi, che sono il Parco delle Groane e il Parco del Monte Barro, dove di fatto possiamo ospitare attività legate alle aziende, eccetera.
Idem, ospitiamo lì, diciamo in situazione normale, certo. Non in tempo Covid, lì ospitiamo le nostre attività di educazione ambientale per le scuole. Sì, questo è un alto tasto, abbiamo detto in situazione normale perché quest'anno abbiamo quest'anno visto un tasso è stato dolente. Un po' diverso, esatto. Quindi di norma le scuole vengono quotidianamente, tantissime. Siamo nell'ordine appunto delle 300 classi da una parte, 200 dall'altra per ogni parco. Sì, quindi proprio le scuole in loco, le scuole in situazione in loco, normale. Esatto, in situazioni normali, ecco. Lì vengono svolte attività svariate, i percorsi sono diversificati a seconda ovviamente dell'età dei ragazzi, che vengono proprio condotti con i loro insegnanti e gli educatori alla scoperta di quelle che sono un po' le aree sorgenti della biodiversità, che sono appunto i parchi. Certo. Qui noi lavoriamo per avere delle reti di biodiversità urbana, ma da qualche parte ci devono essere i polmoni, che sono appunto questi parchi. E quest'anno la nostra attività di educazione ambientale è un po' cambiata per forza, nel senso che per metà dell'anno non abbiamo potuto condurre questo tipo di attività. Quindi da un lato abbiamo organizzato dei campi estivi, quando è stato possibile farli, presso il Monte Barro, e però diciamo che in tutto il periodo del lockdown abbiamo cercato di mantenere un rapporto con i bambini, che oltretutto vivevano una situazione molto delicata. Sì, avete cercato di normalizzare forse abbiamo un po' cercato, il periodo della quarantena. Sì, un po' quello, e un po' abbiamo cercato di dare degli spunti che li mantenessero comunque in contatto con la natura. Quindi abbiamo lavorato alla formulazione di una proposta in schede. Ogni settimana abbiamo affrontato un tema diverso, sempre legati un po' al tema della connessione ecologica, della biodiversità, della natura in città, eccetera. Schede molto semplici, che quindi potessero essere comprese da tutti, volendo appunto con l'aiuto dei genitori, ove fosse possibile, ma altrimenti i bambini anche in autonomia erano in grado di svilupparle, che andavano dal birdwatching dal balcone, fornendo ai bambini appunto le schede proprio che usano i birdwatcher professionali, sì. Ecco, quindi che cosa va annotato, che cosa va guardato in un uccello, soprattutto dei manuali per il riconoscimento, che sì, i bambini potessero, insomma, mantenuto attivo il loro senso di sì, osservazione, esatto, dell'ambiente, anche se dalla finestra, magari dalla in uno finestra, spazio diverso. Questo piuttosto che la mappatura delle aree verdi, oppure gli impollinatori, che sono dei grandi assenti nelle città, ma che in realtà non li vediamo, ma ci sono api e farfalle, che cosa fanno, cosa gli serve, come possiamo fare un balcone che sia interessante per loro, certo, come li possiamo disegnare, come, insomma. Un'azione continuativa per poi magari tornare a un discorso un po' più ravvicinato, magari ancora nelle scuole, se adesso si potrà, riuscite ad avere dei contatti con i ragazzi che sì, non sono allora, online? Sì, adesso per il momento ancora siamo tutti in fase un po' di sperimentazione. La nostra idea per quest'anno è di studiare, anzi stiamo già studiando, dei percorsi didattici che siano un po' adattati a questa situazione ibrida, quindi non sappiamo se ci potranno essere uscite didattiche. Allora quello che noi stiamo cercando di sviluppare è un progetto per cui la natura vada in città, quindi destinato principalmente ai bambini delle scuole primarie, 6-10 anni, e che consenta agli insegnanti di avere degli strumenti per sviluppare delle attività di analisi, di osservazione e di scoperta con quello che si ha. Quindi noi pensavamo di fornire un kit didattico per gli insegnanti, che poi si appoggia però ai cortili delle scuole, agli alberi che necessariamente nell'intorno abbiamo, a una serie di appunto elementi che possano aiutare i bambini a rimanere in contatto con l'ambiente naturale. Poi chiaramente, se si potrà, l'esperto andrà in classe, o comunque sarà in remoto, ci sarà un riscontro fino, speriamo, a una nuova soluzione, insomma, un nuovo modo, esatto, di riapprocciarsi. Speriamo fino appunto a che l'uscita non sarà di nuovo possibile, certo. E sarà possibile, ecco, toccare un po'. Però l'idea è che comunque il know-how di Eliante si può mettere a disposizione, anche nonostante appunto il rapporto ravvicinato non sia tuttora possibile, ma comunque i bambini possono continuare, sì, a mettere alla prova la propria osservazione. Sì, sì. Diciamo che con questo periodo di lockdown, seppur con questa modalità un po' diversa, abbiamo avuto comunque un buon riscontro, nel senso che le attività interessavano, e
appunto. Sì, sicuramente hanno catalizzato l'attenzione dei bambini, anche perché sì. È un po' un guardare al di fuori nel momento in cui gli spazi erano ristretti. Sì, anche perché l'offerta didattica necessariamente classica, diciamo, per i bambini quest'anno è stata interamente veicolata da un monitor. Certo. No? E quindi l'idea di fare qualcosa che comunque li facesse guardare fuori. Sì, ha dato un altro spunto alla riflessione, cioè nonostante siamo stati costretti a utilizzare il digitale in un ambiente più chiuso, il mondo di fuori continua e quindi le storie anche degli animali possono appassionare i bambini. Sì, beh, ma abbiamo visto diversi esempi di animali che si sono riappropriati degli spazi. Noi abbiamo cercato di dare una visione dell'insieme di cos'è Eliante, sicuramente però quando si tratta di educazione ambientale, il rapporto tra il noi e ciò che ci circonda, c'è molto da dire, però possiamo rimandare al vostro sito. Sì, sicuramente. Avete il contatto, appunto, se digitate Eliante su Google sarà facilmente raggiungibile, ma anche su Facebook e Twitter e LinkedIn, se sì, non sbaglio. Sì, LinkedIn prevalentemente, con target diversi. Certo, però il contatto, anche se vi si volesse contattare, della mail verdelli@eliante.it, ma vedete in sovraimpressione della presentazione che sta andando, appunto. Sì, grazie. E intanto ringraziamo Anna. Grazie a voi. E per noi alla prossima puntata. Grazie.